In conferenza stampa, dottor Danna, lei ha sottolineato quanto sia forte e pesante questo fenomeno in provincia di Ragusa, una doppia operazione parallela che ha portato a certi risultati significativi che fanno ben sperare anche in prospettiva. Sì, sono state due operazioni molto importanti che fanno anche seguito ad altre operazioni che sono state fatte negli scorsi anni e che dimostrano come il fenomeno nel nostro circondario, in provincia di Ragusa, sia effettivamente un fenomeno importante e di particolare rilievo. Non dimentichiamoci che in provincia noi abbiamo circa 25.000-30.000 aziende agricole, non tutte gestite da operatori, di imprenditori onesti, quindi il fenomeno veramente è particolarmente diffuso soprattutto laddove i lavoratori impiegati siano lavoratori extracomunitari come nel caso di specie. Purtroppo a fronte di un fenomeno che è capillare e diffuso, a mio sommesso avviso, la risposta che noi riusciamo a dare è veramente modesta, perché il personale che noi riusciamo ad impiegare è pochissimo, scarsissimo. Come dicevo in conferenza stampa, l'INPS ha un ufficio ispettivo che si compone di solo 4 ispettori, quindi rispetto a un controllo che dovrebbero riguardare 25.000 o 30.000 aziende, veramente poco, molto molto poco.